Salve, buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata del Dalla Chiesa Channel. Oggi parleremo di Newton e abbiamo come ospite il professor Lodi che è già stato con noi lo scorso anno e quindi passo la parola a lui per questa puntata speciale sul personaggio di Newton. Bene, allora eccomi qua. La frase con cui comincio, che ho citato di Newton, giusto appunto, è questa qui: se ho visto più lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti. Si riferiva ovviamente a Galileo, anzitutto, che aveva comunque gettato le basi della scienza in generale e che in particolare in fisica aveva comunque sviluppato alcune cose che Newton ha utilizzato, tipo l'accelerazione di gravità. E mi riferisco anche ovviamente a Keplero, cioè Newton, quando ha studiato la teoria della gravità, sapeva già quello che avrebbe dovuto trovare, e cioè le leggi di Newton. È un pochino come fare il compitino sapendo già quale deve essere il risultato, però comunque la cosa non è che perciò fosse particolarmente semplice. Allora, come sintesi della mia conferenza, comincerò appunto con una breve biografia, che mi sembra comunque doverosa, comunque breve, la nascita della fisica. Ripeto, Galileo ha fatto tanto, ma Newton ha creato la fisica nella sua interezza. E poi, di tutte le cose che ha fatto Newton, mi sono, tra parentesi, tra virgolette, limitato a parlare soltanto di quello che vedete. Quindi, leggi della dinamica, gravitazione universale, l'analisi differenziale, l'ottica e le resistenze dei fluidi. D'accordo? E quindi cominciamo con la breve biografia. Questo è Newton nella sua maturità, come vedete è nato in questo posto quasi impronunciabile, Cosserworth, nel 42, 1642, ed è morto a Londra nel 1727. E in effetti il nome completo è Woolsthorpe by Cosserworth, molto inglese, molto british. Ecco, quando è nato era orfano da 3 mesi, suo padre è morto presto, e la madre, quando aveva 3 anni, si è risposata, ovviamente per avere un uomo per il governo di quella che era l'azienda familiare, e in questo periodo sta con i nonni. A 10 anni, ecco, muore il patrigno e gli ha lasciato un'eredità. Ora, questa eredità di questo patrigno è stata fondamentale per Newton perché non ha mai avuto nessuna necessità di tipo economico, okay? E questo è stato chiaramente per lui una liberazione dal problema invece di dover lavorare in qualche modo. Il fatto è che appunto avevano una proprietà e quindi sua madre avrebbe come prima battuta, come si dice, desiderato molto che lui semplicemente prendesse in mano la conduzione dell'azienda e che quindi portasse avanti il lavoro del patrigno. Però niente, Newton non c'era portato. Attenzione, non è che non fosse bravo, lui ha fatto tantissimi esperimenti, quindi era bravo con le mani a fare cose, però proprio il discorso della conduzione magari semplicemente non interessava. A 19 anni si è iscritto a Cambridge, famoso Trinity College, e nel 65, 4 anni dopo, è arrivata una pestilenza molto grave in Inghilterra, anzi in tutta Europa. Spero di non sbagliarmi, ma questa qui è quella dei Promessi Sposi. D'accordo? E quindi che cosa fare? È lui che poteva, è andato in campagna dove chiaramente era molto più protetto rispetto a stare in una città. E è stata una fortuna, diciamo, per il genere umano, o comunque per tutti quanti noi, questo fatto, questo ritirarsi in campagna, perché tra il 65 e il 67 non è stato lì a far niente. Pensate bene che non aveva internet e così via, però non è stato lì a far niente, ma bensì ha avuto tutta una serie di intuizioni e ha fatto tutta una certa serie di lavori
mirabili, formidabili, l'annus mirabili, gli anni mirabili di Newton sono stati questi due. Poi chiaramente ha continuato a sviluppare, a approfondire, eccetera. Ma in quei due anni ha intuito la legge di gravità, ha sviluppato il calcolo differenziale, ha iniziato lo studio dell'ottica. Ecco, un tratto caratteristico di Newton è che faceva tanti lavori e non pubblicava niente, e quindi il resto del mondo non sapeva quello che stava facendo, quello che voleva il pendolo. Vi dirò che questo fatto di Newton che non pubblica è forse, io lo interpreto così, è un po' l'ansia di chi vuole pubblicare il meglio, ok? Io sono stato progettista elettronico per tutta la vita e ci sono proprio due categorie di progettisti: quelli che progettano, concludono, il circuito funziona, tutti contenti. E c'è l'altro tipo che progetta, funziona, no, però è perfezionabile. Ecco, questo secondo tipo non finisce mai il suo lavoro, no, e quindi appunto Newton non pubblicava mai perché voleva che fosse completo, che fosse bello, che fosse tutto perfetto. Bene, continuando appunto con la sua biografia, è stato nominato, pensate un po', a 27 anni, professore a Cambridge. Oggi diventare professore a Cambridge, forse avete una vaga idea di che cosa significa, e anche allora non è che si scherzasse. E quindi, mentre era professore a Cambridge, è andato avanti a completare gli studi sull'ottica, ripeto, non studi, esperimenti, e per esempio come esperimento ha scoperto che il prisma scompone la luce bianca in tutti i colori, e poi, altra cosa importantissimissima, ha inventato il telescopio riflettore. Di queste cose parleremo anche dopo. Finalmente, a 45 anni, su sollecitazione anche di amici, eccetera, eccetera, ha pubblicato. E quello che ha pubblicato, un libro in latino, notate bene, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, e cioè i principi matematici della filosofia naturale, dove per filosofia naturale si intende la fisica, perché allora non si distingueva la fisica dalla filosofia. Questo è un capolavoro assoluto della storia della fisica e della scienza in generale. Ci sono appunto le leggi del moto, che usiamo ancora oggi, c'è l'analisi differenziale, pure quella la usiamo ancora oggi, il moto dei fluidi, la legge della gravitazione universale, che è stata soltanto recentemente superata da Einstein. La cosa che rende la lettura di questo libro quasi difficile, se non impossibile, è il fatto che sia Galileo, non so se l'ho sapevato, che Newton non hanno usato la matematica che noi conosciamo. Cioè, in tutto questo libro voi non troverete la prima legge della dinamica, la seconda legge della dinamica F uguale MA. Non c'è. Quello che c'è, ci sono tutta una serie di ragionamenti di tipo geometrico. Quindi sia Galileo che Newton utilizzavano la geometria come fosse matematica. E vi assicuro che io ho provato a leggere questo libro, ho trovato diverse cose che adesso vi farò vedere, ma proprio le dimostrazioni, i risultati degli esperimenti, la sintesi tipo FMA, non sono riuscito a capirci niente, e questo è un fatto. D'altra parte è anche un fatto che, un fisico ha detto, se fossi su un'isola deserta e volessi avere un singolo libro con me, prenderei i Principia, perché sono la sintesi da cui poi si procede ed è cominciato tutto. Ecco qua il frontespizio del libro con l'imprimatur. Tra l'estero in Inghilterra la situazione era più facile rispetto all'Italia, dove c'era sempre qualcuno che sorvegliava, ed ecco a Londra 1687. Nel 1693 ha avuto una crisi nervosa. Dovete sapere che quando si giunge a una certa età e muore un carissimo amico, come è successo a Newton, ci si chiede, e a me? Tra un po' tocca a me.
Nel 96, cioè a 54 anni, grande cambiamento, si è ripreso, è andato a Londra e prima l'hanno nominato guardiano e poi addirittura governatore della Zecca Reale. Quindi è diventato non proprio di colpo uno che se ne intende di finanza, da tanto finanziere. Però è stato nominato così perché all'epoca i falsari letteralmente impazzavano, facevano quello che volevano. Ok, e quindi è arrivato lì e una delle cose che ha introdotto è il discorso della zigrinatura delle monete. Domandina, sapete di che cosa sto parlando? Sapete perché le monete hanno sul bordo la zigrinatura? C'è qualcuno che me lo sa dire? C'è qualche risposta? E allora ve la do io. Una volta le monete non avevano la zigrinatura sul bordo. Ergo, era fiorentissima l'attività di chi prendeva la moneta e la tosava sul bordo e toglieva via, diciamo, 1 o 2 decimi di millimetro. A furia di limare monete, quello si faceva quattrini. La zigrinatura non si può limare senza che si veda che è stata limata. Ed ecco l'invenzione di Newton. L'altro discorso importantissimo che è valso sino a pochissimi anni fa, una cinquantina di anni fa, è il gold standard, cioè ogni qualunque, qualsiasi, qualsivoglia cosa, moneta, eccetera, eccetera, si riferisce all'oro. L'oro è il riferimento di tutto quanto la moneta. Oltre a quello, appunto, ha inventato sistemi, per esempio, oggi per voi è normale trovare sulle banconote la filigrana, la striscia metallica e tutta una serie di cose che, appunto, rendono difficile la falsificazione. A quell'epoca non era così, Newton ne ha inventato un po', e quelli che beccava, sapete che cosa ne faceva? Li impiccava. Aveva questo caratterino. Bene, è diventato poi nel 1703 presidente della Royal Society, massimo onore scientifico ovviamente dell'epoca. Finalmente, ma date un po', nel 1704, sì, molti anni dopo, 40 anni dopo, giù di lì, rispetto alla prima ispirazione durante l'Annus Mirabilis, ha scritto il trattato della curvatura delle curve, che contiene appunto la teoria dell'analisi differenziale. Peccato che in 40 anni c'è stato un altro grande, che voi avete sicuramente studiato in filosofia, e che è stato Leibniz, il quale per conto proprio aveva studiato e aveva sviluppato l'analisi differenziale e a questo punto in maniera, vi dirò, molto poco piacevole per degli scienziati, hanno cominciato a litigare. In particolare Newton era un tipo molto incavoloso e niente, è stata la guerra tra la Gran Bretagna e la Germania. A onor del vero, oggi quella che si utilizza è la notazione di Leibniz, che è stato là, e poi Eulero che ha raffinato tutto. Ma è stato Leibniz a scrivere df su dt, mentre invece per Newton si parlava di flussioni e altre cose. Nel 1704, anche lì, vedete, pubblica il libro sull'ottica, anche questo 40 anni dopo i primi studi. Ok. Poi nel 1711 pubblica l'aritmetica universalis, in cui ci sono altre importanti scoperte, e infine a 84 anni, che è un'età avanzatissima per l'epoca, muore a Londra e viene sepolto a Westminster, dove infatti mi ricordo veramente di aver visto la sua tomba, ed è stato sepolto, disse Voltaire che partecipò alla funzione, con gli onori di un re. Quindi c'era in Inghilterra un estremo rispetto per questo uomo, malgrado che avesse un carattere scorbutico, incavoloso, e quindi era difficile essergli amici.
Di lui si dice che è morto vergine, sembra che abbia avuto una vaga fiamma a 16 anni, ovviamente alla vostra età non ci si può esimere da ciò, però non ha avuto nessun seguito, non si è mai sposato. Era molto serio, dice che ha riso una sola volta in vita sua. Un giorno un suo studente gli chiese, ma occorre davvero studiare Euclide? Ecco, questo l'ha fatto scoppiare da ridere. Vagamente ovvia la risposta. Benissimo, allora, io ho intitolato il prosieguo La nascita della fisica perché chiaramente Galileo ha fatto delle cose egregie e fondamentali, ma la fisica, così come intendiamo noi, cioè l'insieme delle leggi, statica, dinamica, gravitazione universale, ottica, eccetera, eccetera, è nata con Newton. Quindi ha fatto dei passi giganteschi, ed ecco la sintesi delle scoperte principali di cui adesso vi do appunto la sintesi. Quindi questo è l'elenco. Le leggi della dinamica dei corpi, il movimento dei corpi su orbite diverse, il movimento dei corpi in un mezzo, la legge di gravitazione universale che finalmente spiega il perché delle formule scoperte da Keplero, l'analisi differenziale, cioè, ecco, vedete, Newton si è trovato in una situazione che credo sia unica, tutti i fisici dopo di lui, quando hanno cercato, studiato, eccetera, hanno sempre trovato la matematica che gli serviva per descrivere i fenomeni che stavano osservando. Ma quando Newton ha cominciato e ha scoperto che F uguale a M per A, e vabbè, ma è una variazione di velocità che è la variazione dello spazio. E quindi occorre assolutamente sviluppare l'analisi differenziale e, in altre parole, ha dovuto Newton crearsi la matematica che gli serviva. Il calcolo differenziale e il calcolo integrale. Questa è la base per i suoi sviluppi successivi, ma per quello che ho studiato, ma anche la base per tutta la fisica. In tutta la fisica ci sono quasi dappertutto una legge importante, è tipicamente una legge che include le derivate. Ecco quindi che il lavoro che ha fatto Newton, che poi appunto è stato ripreso da Leibniz e poi hanno continuato, era assolutamente fondamentale. Parlando di matematica, ha realizzato il teorema binomiale, non so se l'avete mai studiato, che consente, credo di sì, per elevare a qualsiasi potenza un binomio, ecco, ha trovato la formula, ha scoperto in ottica che la luce bianca è una composizione di colori, ha scoperto, cioè ha creato un telescopio a riflessione che è oggi in tutti i telescopi esistenti, tranne quelli amatoriali dove si usano ancora dei telescopi con le lenti, però quelli grossi sono tutti a riflessione. Ecco, Newton era una persona molto molto precisa, molto metodica, per quello che è stato contemporaneamente un grande fisico e un grande matematico. Guardate che oggi tra fisici e matematici c'è sempre un'area di disputa in corso. Bene, Newton aveva appunto, prima di partire sostanzialmente, pensato a fondo su che cosa significa fare fisica, ok? E ripeto, lui parlava delle regole del filosofare perché appunto filosofare è la filosofia della natura. Quali sono queste regole? Allora, queste regole, stranamente, invece di premetterle al suo libro, questo è tratto giusto appunto dai Principia. Queste regole, stranamente, appunto, invece di mettere il principio, l'ha messo più o meno in mezzo al suo libro, però a me sembra opportuno cominciare da qui. Vedete, per esempio, la prima regola può sembrare banale, però la nostra difficoltà è che noi siamo qui oggi in mezzo al mondo moderno e non ci rendiamo conto della difficoltà che ha avuto Newton
nel districarsi dalla filosofia allora usata, che era semplicemente quella di Aristotele, con tutte quante le sue leggi, eccetera, eccetera. Aristotele aveva anche parlato di fisica, e allora dire che Aristotele non aveva detto cose giuste poteva essere pericoloso, ripeto, in Inghilterra meno. Quindi, regole che possono sembrare ovvie e banali, ma che sono i criteri da lui utilizzati per fare tutti gli esperimenti che ha fatto. Quindi, prima regola, non devono essere emesse cause più numerose di quelle che sono vere e bastano a spiegare i fenomeni. Lasciamo perdere che sono vere, ma le regole che bastano. In altre parole, se io studio la seconda legge, F uguale NA, il fatto che il corpo che io sto spingendo è verde, oppure blu, oppure rosso, oppure che è umido, oppure che è secco, oppure non lo so, perché non mi viene nemmeno in mente, non è da considerare. Mentre invece, ripeto, il discorso su di tipo filosofico generale era quello di considerare tutto e anche di più, e questo non è assolutamente la fisica. A seconda regola, le medesime cause vanno attribuite a effetti dello stesso genere. Questo che sembra una cosa banale, però doveva essere evidenziata. Le qualità dei corpi che non possono essere aumentate e diminuite e quelle che appartengono a tutti i corpi su cui è impossibile impiantare gli esperimenti devono essere ritenute qualità di tutti i corpi. Ripeto, un esempio semplicissimo, questo discorso è complesso, ma vi do l'esempio, la massa. La massa è una qualità dei corpi, che siano un frutto, che sia un mattone, che sia una sedia, qualunque cosa, la qualità massa del corpo è qualità di tutti i corpi. E questa regola 3, quindi, è una regola assolutamente fondamentale. Altra regola, nella filosofia sperimentale, le proposizioni ricavate dai fenomeni devono essere considerate vere, e questa è la fisica per definizione. Provate un po' a pensare, cosa distingue la fisica dalla matematica? In matematica ci si può scaraventare, sbizzarrire in tutti i modi e in tutte le maniere. In fisica no. C'è il punto cruciale. Io dico una cosa, sono un genio, invento una grandissima legge che dimostra che non lo so che cosa, bene, esperimento. Magari sono cose che se si riferiscono, per esempio, al Big Bang. Ecco, questa è un'ipotesi che è però pesantemente corroborata da fatti, che se no nessuno la considererebbe. Ebbene, quello che dice Newton è questo. Quello che si trova da un esperimento deve essere vero finché eventualmente ci sono ulteriori fenomeni che affinano, e allora bisogna fare degli sviluppi, oppure ci sono eccezioni da gestire o cose di questo genere. Ma la fisica è questa. Quello che si ricava dai fenomeni è una cosa vera. E questo, ripeto, è una cosa assolutamente dirompente rispetto ai tempi. E allora cominciamo a parlare delle leggi della dinamica. Ripeto, delle leggi ne parleremo sotto forma di equazioni, non vi presento quello che c'è scritto sui principi. Però, sempre parlando di principi, prima di affrontare le enunciazioni delle leggi, Newton ha aggiunto quelle che lui ha chiamato scoglio. Siamo ancora, così come quelle regole che abbiamo appena visto, di fronte a regole, se volete, di caratteristica generale, che poi sono l'ambiente, l'ambito in cui opereranno le leggi su cui discuteremo. E quindi, ripeto, le definizioni, non so perché Newton le ha messe in avanti rispetto al suo libro, e invece a me sembra molto più logico, ecco, riportare per primi questi concetti fondamentali che sino ad Einstein, quindi sino a un secolo fa, sono rimasti immutati. Ed eccoci qua. Guardate che queste sono
delle cose bellissime che dimostrano la profondità del pensiero di Newton. Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per la sua natura, senza relazione alcunché di esterno, scorre uniformemente e con altro nome è chiamato durata. Quello relativo, apparente e volgare è una misura, esatta o inesatta, sensibile ed esterna della durata per mezzo del moto, che comunemente viene impiegata al posto del vero tempo, tali sono l'ora, il giorno, il mese, l'anno. Se voi fate un minimo di analisi introspettiva, vi renderete conto che questo che dice Newton è esattamente quello che avete nel vostro cranio. Cioè, tutti noi abbiamo la sensazione che esista il tempo indipendentemente dall'orologio e che esista un tempo assoluto, vero, matematico che arriva sino ai confini dell'universo, anzi addirittura anche oltre i confini dell'universo. Il tempo esiste, punto. È assoluto, vero, matematico. L'altra analisi che hanno fatto anche gli antichi è che il tempo, quando vogliamo misurarlo, è assolutamente indispensabile il movimento. E anche questa è una cosa che noi assumiamo così come dato di fatto, ma che ha un profondo significato. Attenzione, guardate che voi dite, no, ma come, io ho un orologio qua elettronico, cosa c'entra il movimento? Il vostro orologio funziona sulla base dell'oscillazione di un quarzo che si trova all'interno dell'orologio, che oscilla meccanicamente ad altissima frequenza, tipo 10 mega o cose di questo genere, e poi questa oscillazione viene divisa elettronicamente. Ma il tempo si misura sulla base di un movimento. Per non parlare chiaramente del pendolo, degli orologi meccanici e cose di questo genere. D'accordo? Quindi vedete? Guardate che quello che dice Newton è quello che noi abbiamo nel nostro cranio e che è talmente connaturato che poi quando viene Einstein a dirci che il tempo assoluto non esiste, vi assicuro che quando ci arriverete sarete sconvolti. Perché è completamente di fuori rispetto a quello che noi riteniamo ovvio, vero, assoluto. E lo spazio è la stessa cosa. Lo spazio assoluto, per sua natura, senza relazione alcunché di esterno, quindi non occorrono stelle, pianeti per definire lo spazio, rimane sempre uguale e immobile. Questa è l'altra sensazione che noi abbiamo. Lo spazio c'è, esiste, ovunque, non ha limiti. Lo spazio relativo, invece, è una dimensione mobile o misura dello spazio assoluto che i nostri sensi definiscono in relazione alla sua posizione rispetto ai corpi. È comunemente preso al posto dello spazio immobile. Così, la dimensione di uno spazio sotterraneo o aeroterrestre viene determinata dalla sua posizione rispetto alla Terra. In pratica, in parole povere, volete misurare quanto sono alto, pigliate un metro. Ok? Per inciso, se ci meditate, anche per lo spazio c'è un movimento per fare una misura. Quindi il movimento è legato al tempo, quindi spazio e tempo sono collegati, però ci studierete quando studierete Einstein. Comunque questo è il suo grosso passo avanti che corrisponde esattamente a quello che noi abbiamo connaturato da quando siamo nati nella nostra testa. Altri due scogli, il luogo è una parte dello spazio occupato dal corpo e a seconda dello spazio può essere assoluto o relativo. Il moto assoluto, guardate che questo è importantissimo, è la traslazione di un corpo da un luogo assoluto a un altro luogo assoluto, mentre invece il movimento relativo è da un luogo relativo in un luogo relativo. Quindi io qui sono qui, abito a Taino. Se dovessi venire giù alla vostra scuola mi dovrei muovere. Ma, dice Newton, un'altra cosa che, vi ripeto, è poi fondamentale
e che noi abbiamo nella nostra testa, cioè che esiste un moto assoluto, il fatto che io mi muovo. Rispetto a che cosa? Voi capite bene che il moto ha bisogno di un riferimento, io mi muovo da casa mia. Newton qua sta dicendo che esiste un riferimento assoluto che può essere preso per tutto l'universo. E questa è una cosa che, ripeto, noi possiamo avere tranquillamente nel nostro cranio e che, appunto, è una delle prime cose che Einstein ha dovuto smontare. Non esiste, in effetti, il moto assoluto. Newton, ovviamente, si muoveva nel suo tempo, ma il suo tempo... Perché vi dico quello che vi ho appena detto? Perché vi dico che questi scogli sono una grande invenzione di Newton? Sono una grande invenzione per il semplice motivo che al suo tempo c'era Aristotele. E guardate un po' cosa dice Aristotele nella sua fine. Dice una cosa diversa. Dice che il movimento è nel tempo e il tempo non può esistere senza movimento. Quindi non è vero che esiste il tempo assoluto, come dice Newton. Guardate qui, il tempo è la misura del cambiamento. Conseguenza, se nulla si muove il tempo non passa, si ferma tutto, gli orologi smettono di ticchettare. E questo, ripeto, è una cosa totalmente diversa rispetto a quello che avete appena letto che ha detto Newton. E anche lo spazio è ciò che circonda una cosa, se noi siamo nel vuoto non c'è lo spazio. Aristotele disse che la natura aborre il vuoto. Non esiste il vuoto, quindi non esiste uno spazio avulso dalla presenza di materia. Ripeto, questo è quello che era la scienza comune ai tempi di Newton e quello che ha scritto Newton, che noi sembra assolutamente ovvio, evidente, lampante, lapalissiano, non lo era affatto, è stata una grande scoperta. Quindi, c'era proprio un contrasto tra quello che diceva Aristotele e tutta la scolastica con lui e quello che Newton viene a dire nei Principia. Quindi, chi ha ragione dei due? Ecco, la risposta finale è che noi abbiamo Newton nel nostro cranio, vi ripeto. E però, per esempio, io ho la sensazione dello spazio-tempo assoluto, ma siccome so che cosa ha fatto Einstein, e che la relatività sia ristretta che generale, so anche che non è così e che la risposta giusta è che nessuno dei due aveva ragione. Esiste un'ulteriore situazione di cui occorre tener conto, ma soltanto in casi che non sono quelli nostri quotidiani. Quindi noi nella nostra vita quotidiana pensiamo come Newton e ci viviamo tranquillamente. Ecco qua. Allora, a questo punto finalmente parliamo della dinamica, parliamo di fisica. Una volta visto i principi generali, vediamo un pochino i principi. Non so come mai, ma il primo principio per noi della dinamica è una definizione 3, terza, nel principio di Newton, nel libro. E che cosa scrive Newton? Scrive: la forza insita della materia è la sua disposizione a resistere, per cui ciascun corpo, per quanto sta in esso, persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Guardate che i primi enunciati, io mi immagino che questo enunciato Newton ci abbia pensato parecchio, ma questo per certi versi è stato un primo enunciato rispetto al resto del mondo. E il resto del mondo, di fronte a questo, che cosa fa? Si gratta la testa, interpreta e capisce. E quindi oggi diciamo la stessa cosa in un modo diverso. Diciamo che tutti i corpi permangono nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, a meno che una forza modifichi il loro stato. Questa è una prima legge che proviene diritta diritta da Galileo. Ed è una cosa fondamentale perché è una scoperta. È una scoperta per il semplice motivo che, per Aristotele, un corpo si muove perché è spinto. Quello che vedete qui è una favolosa astrazione, è un esperimento mentale
che astrae da quello che vediamo. Cosa vediamo noi? Ma anche su un biliardo, che è estremamente lino, anche su un lago ghiacciato, attrito zero, spingiamo un corpo, quello dopo un po' è fermo, magari dopo un bel po', però a un certo punto si ferma. E allora? Allora ragiona Aristotele a dire che un corpo quando si muove perché lo spingo. E invece no, ha ragione Newton. Il motivo per cui un corpo alla fine si ferma è un accidente esterno, e cioè la presenza dell'attrito. Ma se non fosse per l'attrito, continuerebbe a muoversi. Per voi oggi è facile, voi vedete la gente che naviga nello spazio e che se spinge qualche cosa quello continua ad andare, quindi è facile capire questa legge, cioè accettare, io dico incorporare, agglutinare questa legge, ma ai tempi di Newton era, e dico l'idea, era un'astrazione formidabile. Definizione quarta, subito dopo, quella che per noi è la seconda legge della dinamica, una forza impressa è un'azione esercitata sul corpo al fine di mutare il suo stato di quieto del motore terreno uniforme, quello che ha appena detto. La forza acceleratrice, dunque, sta alla forza motrice come l'accelerazione al movimento. Ecco, questo è un pochino oscuro e oggi diciamo in maniera appunto più chiara e sintetica, l'accelerazione è proporzionale alla forza impressa e avviene secondo la retta di applicazione della forza e nella retta di direzione di applicazione della forza. E quindi noi oggi scriviamo che l'accelerazione, attenzione, questo è un vettore, che è una forza un verso, è uguale alla forza, quindi stessa direzione verso della forza, diviso invece uno scalare che è la massa del corpo. Ora, questa formula pure, questa legge pure ci è assolutamente naturale, ma non so se vi è chiaro che l'astrarre il concetto di massa dal fatto che uno è una palla di ferro, l'altro è un mottone, l'altro è eccetera eccetera, e tutti sono caratterizzati da questa massa, è una cosa, ripeto, che ha richiesto veramente della genialità da parte di Newton. In effetti, una volta che ricaviamo che al contrario che F è uguale ad M per A, possiamo anche definire un'unità di misura della forza, perché la massa è un'unità originaria e si misura in chilogrammi massa. L'accelerazione è un'unità derivata, è la variazione seconda dello spazio rispetto al tempo. E quindi si misura l'accelerazione in metri per secondo al secondo. Metri al secondo è la velocità, metri al secondo per secondo è l'accelerazione. E la forza, ecco, la forza, l'unità di misura nel sistema internazionale, che io spero caldamente che abbiate studiato o che studiate il più presto possibile, è misurata in Newton. Ma voi dite, ma come? La forza, il mio peso, io mi peso in chili, non in Newton. Ecco, questa è un'altra unità di misura. I chili che misurano il vostro peso dovrebbero essere correttamente indicate come chili peso, per indicare che è una forza e non una massa. Purtroppo questa confusione c'è e spero che poi più in piano vi si chiarirà. Galileo aveva già a suo tempo misurato che l'accelerazione di gravità, di cui adesso parliamo, è 9,81 metri al secondo, quindi la A in questa formuletta è, per un corpo che cade è, vale 9,81 metri al secondo, e quindi la mia massa di 79 kg in effetti è una forza di 790 newton. Quinta definizione, e per noi terza legge della dinamica: il corpo in verità esercita la forza di inerzia solo nel caso di mutamento del suo stato per effetto di una forza impressa dall'esterno. Ecco, anche questa, vedete, è una maniera appena un po' non immediata di definire quello che si vuol dire. Quello che si vuol dire è una cosa semplicissima: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ed ecco qua l'esempio.
State attenti, voi spingete in automobile che pian piano si muove. Poi, se non ci fosse nessun attrito, l'auto, appena acquista velocità, se ne andrebbe e voi cascherete a faccia in giù. Mentre invece che cosa succede in questa situazione? Succede che ci siete voi che spingete l'auto con una certa forza e c'è l'auto che reagisce esattamente con la stessa forza. Beh, non proprio esattamente, tant'è vero che l'auto si sta muovendo e quindi le state imprimendo una accelerazione, però questa è la situazione. Voi spingete e l'auto reagisce. Quindi ad ogni azione corrisponde una reazione uguale al contrario. Questo può sembrare una cosa assolutamente banale, ma assolutamente non è banale. Adesso vediamo un po' un lavoro che ha fatto sempre il nominato Newton e che è stato fondamentale per i discorsi successivi. Allora, abbiamo appena detto che c'è una prima legge che dice che un corpo persevera di moto rettilineo uniforme. E nel moto rotatorio uniforme, il moto rotatorio non è rettilineo. Se voi avete qui un centro, siete su una giostra che sta girando, state andando ad una certa velocità V, e però vi state muovendo attorno a questo centro. Però allora qua c'è qualcosa che non va, perché da una parte si dice che il moto deve essere rettilineo uniforme. Qui invece è un moto circolare. E allora, cosa succede? Come mai quando sono su una giostra sento una spinta verso il centro della giostra? Guardate che la spinta fa presto ad essere equivalente al vostro peso, soltanto per dirlo. Come mai? Ecco, qua c'è un minimo di matematica e di geometria che è la seguente. Allora, il cambiamento, la velocità è un vettore. Il cambiamento di direzione avviene solo se c'è una forza applicata. Quindi, quando voi siete qui, avete questa velocità qui, quando ruotando arrivate qui, avete la velocità così, la direzione è cambiata perché? In seguito all'azione di una forza. E quanto è questa forza? Quanto è l'accelerazione impressa da questa forza? Porco cane, questo. Allora, è questa qui. Considerate la velocità in questo punto e la velocità in quest'altro punto. Sono vicinissimi, delta S tende a zero. Allora, se io disegno qua separatamente la velocità nei due punti e faccio coincidere l'origine, posso dire che tra qui e qui c'è stata questa variazione di velocità. Spero che mi seguiate, è abbastanza semplice, d'accordo? Prima andavi in là, poi vai in qua, e allora questo è il cambiamento di velocità. Questo triangolino qui che ho disegnato è un triangolo simile, perché questo angolo qui è uguale a questo, ok? A quest'altro triangolo qua, vabbè, allora, delta S è un arco di cerchio. Io lo simulo ad un tratto rettilineo, cosa vera, tanto più vera quanto più piccolo è delta S. D'accordo? Allora, questo è il raggio, questo è il raggio. Visto la similitudine di questi due triangoli, scrivo che cosa? Scrivo che delta S su R, questo diviso questo, è uguale a delta V su V. Ripeto, tanto più vero quanto più piccolo è l'intervallo. Da questo posso ricavare ovviamente che delta S è uguale a, scusate, l'altra cosa che posso dire è questo, che la variazione delta S, lo spazio percorso, è semplicemente la velocità per il delta tempo. Voi dite, ma la direzione della velocità è cambiata? Sì, ma ripeto, considerate un delta S piccolissimo. E allora questa relazione qui è semplicemente che lo spazio è la velocità per il tempo. A questo punto, sostituendo delta S qua dentro in questa relazione, ottengo quest'altra relazione qui, V delta T fratto R delta V su V, e facendo un piccolissimo passaggio, ottengo che V
per V, questo riporto di là, è uguale a delta V su delta T. Ma per definizione, delta V su delta T è l'accelerazione. Ed ecco che cosa scopre Newton. Scopre che, scusate, che l'accelerazione è uguale a V al quadrato diviso R. In un moto rotatorio, attenti, uniforme, quindi uno dice uniforme, non c'è solo accelerazione, come no? C'è una forza e c'è un'accelerazione, che è proprio questa qua. E la scoperta, il calcolo di questa accelerazione qui, fatto da Newton, è una cosa assolutamente fondamentale per il prosieguo che vedremo. Lo avete visto, il lanciatore del martello, quando è che il lanciatore lascia il martello? Quando è qui davanti, l'obiettivo è qua davanti. No, lui lo lascia qui quando è quasi ortogonale, perché da questo istante in poi l'attrezzo va di moto rettilineo uniforme. Se lo lasciasse qui, andrebbe in qui e andrebbe a sbattere contro addosso alla gente. Ok? Quindi il corpo, per continuare a girare, deve essere tirato e con grande forza dal lanciatore verso il centro del cerchio. E l'accelerazione appunto è questa. D'accordo? Abbiamo fatto i primissimi passi con la dinamica. Ecco, non so, io mi soffermo un attimo qui, avete domande, commenti? Mi vorreste sparare addosso? Posso andare avanti? Qualche commento ti è arrivato? Vado avanti. Gravitazione universale. Allora, voi sapete che, spero, che prima di Newton c'è stato un certo Johann Kepler, Giovanni Kepler per noi, che, per esempio, sulla base di misure precisissime di un certo Tycho Brahe, che voi non avete mai sentito nominare, astronomo danese, l'astronomo ha calcolato le posizioni dei pianeti, ha misurato, scusatemi, con grande precisione quello che si poteva all'epoca, non aveva nemmeno un telescopio. E Kepler, elaborando questi numeri, ha scoperto che, diversamente da quello che si pensava, i pianeti non si muovono su un'orbita circolare, ma bensì su orbite ellittiche. E poi di queste orbite ellittiche aveva anche scoperto tre leggi in tutto sul comportamento dei pianeti. Per esempio, aveva scoperto che la Terra non si muove uniformemente attorno al Sole, visto che è un'orbita ellittica, e quindi quando è più vicino al Sole va più veloce rispetto a quando è più lontano. Però queste bellissime leggi di Kepler avevano una domanda: ma perché succede ciò? In fisica il perché non è un filosofico. Perché siamo qui sulla Terra, perché esiste l'universo, sono tutti i perché a cui la fisica non risponde. Ma a un perché di questo genere invece si può dare risposta. La risposta di Newton è stata: perché seguono la legge di gravitazione universale. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, non so se sapete l'aneddoto che Newton ha visto una mela cadere e questo è stato lo stimolo per creare la legge di gravitazione universale. Già si sapeva come cadono i gravi, l'ha scoperto Galileo. Newton ha fatto un passo, vedete, fondamentale, ha avuto un'audacia enorme. Cosa ha pensato Newton? Newton ha pensato che, giusto appunto, esisteva una legge di gravitazione universale che era la causa per cui cadeva la mela, era la causa per cui la Luna girava attorno alla Terra, era la causa per cui la Terra girava attorno al Sole. Tutti i corpi celesti e tutti i corpi sulla faccia della Terra obbediscono alla legge di gravitazione universale. E non solo, questa legge di gravitazione, badate un po', vale per tutto l'universo dall'inizio dei tempi. E se permettete, questa è veramente una audacia
assolutamente inimmaginabile, sempre e soprattutto collocandola nell'epoca in cui vive Newton. E allora facciamo dei conti. Dovete sapere che quando era appunto in campagna per la peste, Newton ha fatto questi conti che adesso vi presento, però i dati, cioè il raggio della Terra, la distanza Terra-Luna che adesso vediamo, purtroppo erano sbagliati. Quindi Newton ha fatto dei conti, ha visto che non tornavano, perché i dati erano sbagliati, ha detto, ma ho pensato a una cosa sbagliata. Successivamente gli astronomi hanno misurato meglio le dimensioni della Terra, la distanza Terra-Luna e così via, e allora ecco che, tacchete, allora ci siamo. Allora, cominciamo dalla mela che cade. La Luna, dice, scusate, la mela cade verso che cosa? Questa è un'altra grande audacia di Newton. Verso che cosa? Voi dite, casca per terra. E Newton dice, no! Casca verso il centro della Terra. Mi seguite? Questo è un altro passo fondamentale per Newton. Perché altrimenti il discorso della mela che casca per terra non gli sarebbe assolutamente servito a niente. Mentre invece Newton pensa, la mela è attratta, ma da dove? Verso dove? Se ci fosse un buco, scusate, per terra, profondo 10 chilometri, la mela si fermerebbe sulla superficie, cadrebbe su lungo tutto questo buco, profondo 10, profondo 100, profondo 1000 chilometri, continuerebbe a cadere. L'audacia è stata quella di dire che la massa della Terra è concentrata al suo centro. Poi dite, vabbè, è una sfera, è concentrata al tempo. Guardate che noi, cioè io e voi, vediamo una mela cadere e non ci dice niente. E il passo fondamentale è proprio questo. Perché? Perché se no i conti che sto per farvi vedere non potremmo farli. Quindi i veri dati del problema sono questi. La distanza della mela dalla Terra non è 1 metro o 2 metri, sono 6.370 chilometri, e cioè il raggio della Terra. L'accelerazione a cui è sottoposta la mela è giusto appunto 9,8 metri al secondo per secondo. E la Luna? Ecco che è venuto buono il calcolo sul moto circolare. In altre parole, Newton era in grado di sapere o calcolare, data la distanza Terra-Luna, che ripeto, 40 anni prima non era corretta, data la distanza Terra-Luna, sapete che cosa si può calcolare? Tutto. Si può calcolare la velocità a cui va la Luna. Qual è la velocità della Luna? Beh, siete capaci, spero, di calcolare una circonferenza dato il raggio, data la distanza, che è un raggio. Sapete forse che la Luna gira attorno alla Terra in 27,3 giorni, che sono 2,36 milioni di secondi? Ok? Allora, una volta che conoscete la distanza, ergo la circonferenza, e conoscete il tempo, la velocità v della Luna è 1020 metri al secondo. Non lo sapevate, e nemmeno Newton ha dovuto fare il calcolo. Ma, data la formula, l'accelerazione è uguale a v quadro fratto r, ecco che Newton ha potuto calcolare l'accelerazione a cui è sottoposta la Luna e che è la causa per cui la Luna non se ne va diritta. La Luna se ne va diritta proprio per questo motivo, perché tirate qui esattamente come su una giostra. E che cosa genera questa accelerazione centrifuga? La stessa, centrifuga, scusate, la stessa forza di gravità che fa cadere la mela. Non so se afferrate veramente l'audacia e la bellezza di questa intuizione. E allora proviamo a scriverla questa legge. E questa legge ovviamente deve essere proporzionale al prodotto delle due masse. Questo mi sembra abbastanza ovvio. In un discorso terra-mela,
sarà tutta la massa della Terra. In un discorso Terra-Luna importa anche la massa della Luna e quindi la forza a cui è sottoposta la Luna sarà in qualche modo proporzionale al prodotto delle due masse. E per quello che riguarda la distanza, è ovvio, si può intuire che più grande è la distanza, tanto minore la forza. Ecco, questa intuizione veniva anche a Newton dall'aver studiato l'ottica e dall'aver visto, cosa che immaginate e penso subito, che l'intensità della luce che colpisce, per esempio, un foglio davanti a una candela è proporzionale e inversamente proporzionale alla distanza, o meglio, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quindi il fatto che la forza gravitazionale si attenui, diminuisca con la distanza, è una cosa abbastanza naturale. Però abbiamo un esponente x che non sappiamo quanto è. E allora andiamo avanti. Come ha fatto Newton a capire che la legge è proporzionale, cioè la forza di gravità è proporzionale al quadrato della distanza? Ecco qua. Sulla Terra abbiamo questa gravità qui, sulla Luna abbiamo questa accelerazione qui. Il rapporto tra le due accelerazioni è 3600. Il rapporto, attenzione, tra le distanze è invece di 60 e 3600 è il quadrato di 60. Ma allora forza, legge di gravitazione universale. F1 uguale a F2, ovviamente, ed è uguale a un coefficiente G che si scrive sempre e soltanto con la G maiuscola, che moltiplica appunto il prodotto delle masse e che è diviso per il quadrato delle distanze. Il problema è che al tempo di Newton non aveva nessuna maniera per calcolare G. Adesso io qua non vi do i dettagli, però Newton, considerando la Terra rispetto al Sole, è stato in grado di calcolare il rapporto tra le masse. Se si fa un rapporto, G sparisce ed è venuto fuori che è quasi un milione, cioè 0,3 milioni di volte. Quindi la massa del Sole è enormemente più grande rispetto a quella della Terra, quasi un milione di volte. E poi, ed ecco qui un ometto che vedete che se ne va a spasso, un certo Henry Cavendish, il quale con una pazienza, io credo certosina, e con dei nervi saldi, non so quanto mai, ha realizzato quello che voi vedete qui e che si chiama pendolo di a torsione. Allora, guardate un po', c'è un filo abbastanza robusto e resistente. Questo filo tiene in perfetto equilibrio un bilanciere, vedete, con due masse alle sue estremità. Molto bene. E il bilanciere si trova qui. A un certo punto Cavendish avvicina a queste masse due altre masse più grosse. Per effetto dell'attrazione della gravità, queste masse si attraggono e il bilanciere si sposta di un certo angolo teta. Separatamente Cavendish ha già studiato la caratteristica di questo pendolo, a torsione si chiama, nel senso che lui sa già che l'angolo teta è proporzionale alla forza e quindi sa che se il bilanciere si sposta di un grado, allora c'è una forza di un grammo, tanto per dire. Ebbene, con un dispositivo del genere, immaginatevi voi quanto deve essere delicato e sensibile, Cavendish è riuscito a calcolare G, a misurarlo. Pensate voi che forza ci può essere tra queste masse, una cosa ridicola. Però è riuscito a misurarlo. Il pendolo così sospeso è abbastanza sensibile da spostarsi per l'attrazione gravitazionale. L'avreste mai detto? Ovviamente no. Ebbene, ha scoperto che G è proprio questo qua. E una volta che ha scoperto il coefficiente di gravitazione universale, ecco qua, che una volta noto G,
è stato possibile ricostruire le leggi di Keplero, in effetti non ancora, ancora della roba, ancora la matematica. Comunque si possono calcolare le masse di vari pianeti, si può sapere tutto del nostro sistema solare, e poi però, questo ve lo lascio e poi ve lo dico e poi vi lascio, nel 1814 c'è stato un astronomo che ha scoperto che Mercurio non seguiva esattamente le previsioni di Newton, non seguiva esattamente la legge di gravitazione universale. Ok? E quindi c'è un'eccezione da dove viene fuori? Non ne parleremo più per questa conferenza, ne parleremo in un'altra conferenza. Altra cosa fondamentale di Newton. Vi ho detto, seconda legge della dinamica, F uguale a ma. Magnifico, ma che cos'è A? Cosa me ne faccio di conoscere A? Io voglio conoscere lo spazio percorso da un corpo sotto l'azione di una forza. E come faccio? Perché Newton ha dovuto inventare questa analisi differenziale? E prima di ciò, cos'è l'analisi differenziale? Benissimo, allora voi sapete che, allora, adesso ho imparato mezz'ora, un'ora fa che sto parlando anche ai giovani della prima, quindi non sapete che cos'è l'analisi differenziale, lo saprete tra un po'. Però vi informo che si tratta dell'analisi delle variazioni, delle differenze. E adesso vedremo un esempio. E Newton ha dovuto inventare, creare da ex novo questa matematica per poter studiare la legge del moto dei corpi, cioè quindi per risalire da S uguale a ma a quanto e come si muove un corpo. Solo un'idea di come Newton ha dovuto calcolarsi una derivata. Voi avete tutte le vostre bravi, i vostri bravi libri con le tabelle delle derivate. Benissimo, a partire da un certo anno. Benissimo, Newton non ce l'aveva, ha dovuto calcolarsela. Vediamo una semplicissima legge, y uguale x al quadrato. Cosa intendo per derivata? Intendo una cosa che vedete, tutto sommato è molto semplice. Allora, ho questa legge qui, sull'asse orizzontale, le ascisse, ho la variabile x, che è la variabile indipendente. Sull'asse qui ho invece la y. X e y sono legate da questa funzione, y uguale x al quadrato. D'accordo? Allora, consideriamo un punto P. Il punto P ha una ascissa uguale a x e l'ordinata è x al quadrato. Molto semplice. Consideriamo poi un punto Q. Ecco, Q rispetto a x si trova ad x più d. Per esempio, ergo la sua coordinata è x più d elevato al quadrato. D'accordo? Fino qui spero che mi seguiate tutti quanti. Allora, l'analisi differenziale ci chiede: ma quant'è l'incremento puntuale? Cioè, quanto questa curva tende ad aumentare nel punto P? E vediamo un po'. L'incremento di y da P a Q è stato x più d al quadrato meno x al quadrato. Questo penso che sia semplice. E x più d al quadrato, anche per quelli di prima, spero che sappiano che calcolarlo, quello che viene fuori elevando al quadrato x più d è x al quadrato più 2d per x più d al quadrato. Sempre poi meno x al quadrato. E sottraendo x al quadrato meno x al quadrato mi rimane 2 di x più d al quadrato. D'accordo? Adesso, e questo è stato il punto fondamentale per Newton, lui si è chiesto: benissimo, allora vediamo come varia l'incremento della y quando la x incrementa. Qui la x l'ho incrementata di d e la y è incrementata così. Ma se io questo d lo rendo piccolissimo, e cioè avvicino q a p, che cosa ottengo? Ottengo qualche cosa che mi dice qual è il comportamento della tangente, della retta tangente nel punto P.
E quindi se io divido per D questo incremento di Y, che cosa ottengo? 2 di X più D al quadrato, il tutto fratto D, benissimo. Allora quello che ottengo è 2X più D. Scusate, qua ci manca una parentesi. E quindi quando D tende a 0, cioè quando Q si avvicina moltissimo a P, ecco qua, quella che si chiama derivata della funzione y uguale a x al quadrato nel punto P, in un punto qualunque, è 2x. Ok? Ecco, quelli che sono in quarta e in quinta diranno che è una cosa banale, però Newton ha dovuto scoprirsela da solo. Quindi, questo e tante altre cose che Newton ha fatto è stata la creazione dell'analisi matematica. E questa è stata una conquista formidabile, fondamentale. E sapete perché? Perché sono moltissime le leggi in fisica in cui si trovano delle relazioni tra variazioni di quantità. E il famoso F uguale a MA non è F uguale a MA, è F uguale a M per la derivata seconda dello spazio rispetto al tempo, che si scrive in questo modo, D quadro S su DT al quadrato. E questo è il punto. Con una legge di questo genere, Newton riesce a risalire allo spazio percorso, perché altrimenti non ha nessuna maniera per dire che cosa succede al corpo che si sta muovendo sotto l'azione di una forza. Possiamo considerare un insieme di corpi sottoposti a forze, velocità, eccetera, eccetera. E sulla base di queste leggi qui, attenzione, queste sono quelle che si chiamano equazioni differenziali del secondo ordine, D al quadrato su dt al quadrato. A partire da queste leggi possiamo calcolare cosa succederà in seguito, e anche possiamo calcolare cos'era successo prima. Questo lo possiamo fare sempre? Ecco, io vi butto lì il sasso per perturbare le vostre placide acque, per dirvi che purtroppo non è così. La legge di gravitazione universale, e voi andate in un planetario, vedete i pianeti oggi come erano 2000 anni fa ai tempi di Cristo, magnifico, perfetto. Ma la realtà non è questa. I pianeti del Sistema Solare, che sono più di due, ecco, le equazioni di Newton non hanno una soluzione precisa quando ci sono più di due corpi sottoposti alla legge di gravitazione universale. Ma non solo! Questo Sistema Solare nostro è, come si dice, troppo sensibile al battito delle ali di una farfalla. Bastano pochissime, piccolissime differenze in una situazione iniziale e poi il sistema solare è diverso. È incredibile, però è proprio così. Tutto dipende in maniera molto critica dalla situazione iniziale. Questa che vi sto dicendo è una scoperta recentissima, dico di un secolo fa, e cioè anche nella meccanica esiste il caos che è stato chiamato deterministico perché è un caos che corrisponde poi alle leggi di gravitazione universale, però è un caos perché basta niente e cambia tutto. E la persona che ha scoperto questo fatto è un certo Poincaré, un grandissimo matematico francese, al quale era stato chiesto: dacci le leggi del moto del pianeta del Sistema Solare. Lui le scrive e poi, ripensandoci, scopre che aveva detto delle falsità. Cioè, non era vero che era possibile prevedere il Sistema Solare così come adesso. Questo invece è Leibniz, l'altro grande matematico, filosofo, che appunto ha riscoperto l'analisi differenziale, ripeto, seguiamo oggi la sua nomenclatura. Passiamo ad un altro argomento, quello dell'ottica. Anche qui appunto Newton ha fatto degli studi, faceva lui gli esperimenti, proprio
costruiva fisicamente gli oggetti che gli servivano per i suoi esperimenti, ha avuto un'intuizione nel 1666, e appunto circa 40 anni dopo finalmente Optics. Oggi lo scrivono in modo un po' diverso. Cosa ha scoperto dentro Optics? Di che cosa parla? Parla della riflessione della luce, della rifrazione e dei colori. Innanzitutto, il primo fatto, vedete, all'epoca di Newton c'era chi credeva che noi vediamo le cose perché c'è dalla luce che parte dall'occhio, attenti, va sull'oggetto e ritorna indietro. Newton invece ha fatto degli esperimenti e ha capito che col cavo è la luce dall'esterno che viaggia semplicemente verso noi. E quando noi vediamo un oggetto è perché su quell'oggetto viene riflessa dalla luce. Quando siamo tutto a buio non vediamo niente, appunto perché non c'è luce riflessa. Ha anche capito e scoperto che poi questa luce passa la lente del cristallino, si focalizza sulla retina e da lì gli impulsi ottici, cioè l'energia dei fotoni, viene trasformata in impulsi elettrici che vanno finalmente al cervello. Composizione della luce. Cosa ha scoperto Newton? Ha scoperto delle altre cose, cioè la rifrazione. Guardate un po', qua non so se lo vedete, se è abbastanza evidenziato, questo è un bambino che fa delle bolle di sapone, eccone un altro. Le bolle di sapone, come tutti voi sapete, sono colorate, ma voi non sapete perché sono colorate. Ed ecco che Newton, che è questo qua, si chiede, vai là, e quei colori lì, da dove vengono fuori? Ecco l'esperimento di riflessione, come vedete qua c'è un fascio di luce abbastanza stretto, specchio, luce riflessa. L'angolo incidente rispetto a questo ortogonale, che passa per il punto in cui è toccato dalla luce, è uguale all'angolo di riflessione. Conclusione di Newton, la luce è fatta di particelle, quella che si chiama la teoria corpuscolare della luce. Okay? Voi sapete che, suppongo, lo saprete, che c'è stata una controversia, successivamente c'è stato che ha detto no, non è una particella, è un'onda. Alla fine della fiera Newton aveva ragione, cioè, oggi si parla in fisica quantistica di fotoni che sono particelle, che hanno però anche delle caratteristiche ondulatorie. Quindi la questione è stata risolta soltanto dalla meccanica quantistica. Ed ecco, guardate che bello, un fascio di luce bianca che viene un po' riflessa, vedete, e un po' rifratta, cioè piegata così, e poi ulteriormente piegata così, e quando esce dal prisma, zacchete, non è più luce bianca, ma è l'arcobaleno. Quindi il bianco è la somma di tutti i colori. Se voi prendete un disco, gli disegnate sul disco questi, dei settori colorati a sto modo e lo fate girare, cosa vedete? Un disco bianco. Ed ecco che, vedete, l'assistente di Newton che si spaventa, la luce che entra in un ambiente oscuro, il prisma e zacchete si separano tutti quanti i colori. E questo è stato l'esperimento. Tutte cose, ripeto, fatte dalle manine sante di Newton. Altra cosa, proprio per il fatto che la luce, quando passa attraverso un mezzo, come era per esempio la bolla d'aria, si scompone nei suoi colori, i telescopi usati sia nei tempi di Newton e anche oggi, composti che utilizzano lenti, ecco, hanno il problema di quello che si chiama l'aberrazione cromatica. Cioè la luce che entra tende a scomporsi nei colori. Come fare a risolvere in via definitiva questo problema? Telescopio a riflessione. I telescopi con lenti si chiamano rifrattori, i telescopi con una parabola, questa figura qui ha la forma di una parabola, che alla fine della fiera focalizza la luce in questo punto qua, ecco, questi si chiamano telescopi a riflessione. Tutti i telescopi che abbiamo in giro sono a riflessione.
Ultima cosa che vi accenno, la resistenza dei fluidi, una cosa che Newton ha scoperto è che un corpo immerso in un fluido viene rallentato da un attrito, quindi una resistenza al movimento che è proporzionale al quadrato della velocità. Quindi, volete risparmiare sulla benzina? E Newton vi risponde, va piano. Questi sono... nella galleria del vento, delle immagini di quello che succede all'aria che viene deflessa da un'automobile, in chiaro, in verde, bassa pressione, in rosso qui e qua sopra pressione più elevata, il famoso CX, il coefficiente di penetrazione dell'automobile, di penetrazione dell'automobile nell'aria, è l'indice che dice quanto è la resistenza dell'aria alla nostra automobile. Quello che io dico, le automobili sono tutte uguali. Perché sono tutte uguali? Perché vengono tutte disegnate nella galleria del vento con lo scopo di avere la massima penetrazione possibile. E quindi la forma la dà la fisica, non il design. Bene. Ecco, e questo soltanto per vostra informazione, non c'entra con Newton, però sappiate che l'automobile è sottoposta a due attriti principali. Semplicemente quello delle gomme sull'asfalto che con la velocità si muove a questo modo, pochissimo, è quasi lineare tra il resto. Rispetto invece all'aria la faccenda cambia. Quando siamo fermi la resistenza è zero e poi si va al quadrato con la velocità. E questi sono i totali. Se voi andate a 100, consumate la metà rispetto ad andare a 150. E quindi pensateci. E adesso sono alla conclusione. Tutti in coro, finalmente. Epitafio di Newton. Si rallegrino mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano. Alexander Pope, direi in maniera alquanto agiografica, la natura e le sue leggi giacevano nascoste nella notte. Dio disse che sia Newton e fu una luce. E questa è veramente qualche cosa di meritato. Pope era un poeta. Allora, cosa è successo? Newton ha lavorato, le idee si sono diffuse ovviamente in Inghilterra, ma allora tra Inghilterra e Francia non c'era tanto buon sangue e soprattutto in Francia c'era un certo Cartesio che è stato un grande ovviamente anche lui della matematica e che aveva un'idea di vortici, eccetera. Per fortuna, vedete, tra Cartesio e Newton è stato possibile organizzare quello che si chiama l'experimentum crucius, cioè l'esperimento cruciale. In altre parole, per Newton la Terra era schiacciata ai poli. Perché? Perché all'equatore la forza centrifuga tendeva ad allargarla. Per Cartesio, chissà perché, aveva una forma a cocomero, con l'asse maggiore orientato sui poli. Quindi forma opposta. E allora? Allora camminare, andare... Due spedizioni, una all'equatore e l'altra al polo, per misurare il meridiano, quanto era lungo. Voltaire era un sostenitore di Newton e quando ha saputo del risultato, che confermava ovviamente Newton, ha scritto «Vous avez confirmé, dans ce lieu plein d'ennui, ce que Newton connu sans sortir de chez lui». Tradotto in italiano, avete confermato in quei luoghi pieni di problemi, perché immaginatevi poi l'equatore, non sono andati proprio al polo, ciò che Newton sapeva senza uscire di casa. In altre parole, il filosofo Voltaire ha voluto rimarcare la superiorità dell'ingegno e della mente alle banali questioni di andare a misurare le cose. Tra parentesi, poco dopo, Halley aveva previsto che Halley fosse una cometa che, esattamente come i pianeti, girava attorno al Sole, quindi ha previsto la sua ricomparsa, è ricomparsa davvero quando Newton l'ha prevista, e quindi tutti d'accordo, la legge di gravitazione universale,
funziona. Ma Newton ha dato finalmente una spiegazione a un fenomeno terrestre, tra virgolette, banale, e cioè quello delle maree. Vi dirò che Galileo pure ha cercato di spiegarlo, ha dato una spiegazione assolutamente sbagliata. Quindi il problema non è banale. Non è banale perché si parte da una cosa che è stranissima, e cioè il fatto che c'è l'alta marea quando la Terra e la Luna sono allineati in questo modo, quindi in questo punto qua c'è un'alta marea, però vada ben, c'è l'alta marea anche dall'altra parte della Terra, nello stesso momento. Ora, che qui quest'acqua qui sia attirata dalla Luna e che quindi possa spostarsi è qualcosa di ragionevole, ma il fatto che l'acqua dall'altra parte tende a spostarsi, cioè si sposti e faccia una marea, è una cosa incomprensibile. E allora? Ecco, allora dovete sapere che non è vero che la Luna gira attorno alla Terra. E voi fate un salto e dite, ma questo ormai è troppo stanco, è tardi. Ed è così. Terra e Luna girano entrambe attorno a sapete a che cosa? Al centro due masse, di massa delle due masse. Anche la Terra non ha una massa infinita e quindi la trazione della Luna tende a spostarla. Quindi quello che succede è un balletto sia della Terra che della Luna attorno a un centro di massa che si trova, se ben ricordo, a 4.000 km dal centro della Terra. Quindi è una cosa sensibile. Allora sapete che cosa succede? Succede che la Terra gira attorno a questo centro di massa. E se gira, come abbiamo appena visto, c'è una forza centrifuga che tende a spostare, cioè che sposta in alto l'acqua dall'altra parte. Quindi, quello che voi qui vedete è una composizione di movimenti. Attrazione lunare, questo vettore qua. Poi, forza centrifuga, qua è vicino alla superficie, quindi il centro di massa è relativamente vicino. Risultante, questa qua in nera, è l'acqua va su. E dall'altra parte? D'altra parte potete capire bene che la trazione lunare è minore perché è più lontana dalla Terra, dal centro della Terra. Ma la forza centrifuga è maggiore perché il centro di massa è qui e quindi risultante ed ecco che la marea va su. E nei punti dell'equatore e nei punti intermedi ecco, bisogna comporre i vettori. Questo è il vettore attrazione, questo è il vettore forza centrifuga, la risultante l'acqua all'equatore, cioè nel punto equatoriale, non all'equatore geografico, nel punto equatoriale rispetto a questo allineamento Terra-Luna, viene schiacciata verso il basso. E quindi alta marea e bassa marea nei punti in quadratura. Lo sapevate? Sicuramente. No! Conclusione, cosa è successo dopo? Quello che è successo dopo, ci sono stati dei grandi che hanno continuato i lavori e la grande, che per inciso è nato a Torino, e il grande Hamilton hanno scritto dell'equazione del moto, lagrangiano e hamiltoniano, così si chiamano, che risolvono tutti i problemi di dinamica. Voi non li studiate, si studiano all'università in un corso che si chiama meccanica razionale. Le concezioni di spazio e tempo, quelle bellissime cose che, ripeto, abbiamo nel nostro cranio, sono state superate solo nel 1905 da Einstein, che ha formulato la legge della relatività speciale. Quindi spazio e tempo assoluti non esistono. Ma non solo, anche la legge di gravitazione universale è stata superata nel 1915, quando Einstein ha formulato la legge di relatività generale. Attenzione, una cosa che voglio dirvi, guardate che queste leggi sono delle ottime, eccellenti approssimazioni della realtà. Quindi, in pratica, tutti i razzi, tutte le astronavi che hanno mandato in giro
hanno calcolato le orbite secondo voi con qualcosa? Con la relatività generale? No, con la gravità di Newton. Perché? Perché le condizioni relativistiche sono minori. Quindi è vero che la fisica è una scienza in fieri, se si trova qualcosa di nuovo si modifica, si adegua, ma non è che si butta via tutto quello che si è fatto precedentemente. D'accordo? Bene, con ciò suppongo di aver concluso la mia concione. Ripasso la parola a Francesca, alla professoressa Francesca Michelotti, se, oppure se avete qualche domanda residua, sono riuscito a stare nell'ora e mezza con un 5 minuti di margine e quindi sono qui per voi. Mi avete seguito? Sono un po' troppo fuori dalle righe? Hai detto moltissime cose, davvero tante. Sono convinto, per esempio, che di marea non se ne parla, è vero? Nel corso... È vero, è vero. Ecco, penso a te. Penso che tu abbia ragione, che noi forse come Galileo siamo ancora all'idea che le maree dipendono dalla Luna, ma non abbiamo capito bene forse perché. È stato molto interessante, sì sì. Bene, arrivano domande per caso dai gentili? Io intanto avevo una curiosità. Avevo una curiosità sul... Tu hai detto che i principi di Newton sono stati scritti in latino, no? Come a quel tempo usava. E invece Optics è in inglese. Sì, sembra sì. Sì, infatti è in inglese. Chissà. D'altra parte il latino era la lingua europea, perlomeno. Infatti non mi aspettavo che poi ci fosse uno scritto in inglese già a quel tempo. Non so se tu ovviamente non l'hai mai letto i principi, è giusto Francesca? Sai che no, non li ho mai letti, lo dovrò fare. Stai attenta, ti ripeto, sono leggibili quelle proposizioni, sono leggibili gli scogli, ma poi il resto, guarda... Oh, ovviamente non l'ho letto in latino, l'ho letto con la traduzione in italiano, certo, ma il resto non ci sono proprio riuscito. Va bene, niente, allora il nostro pubblico è un po' timido, diciamo, ma senz'altro riprenderemo questi begli spunti che ci hai dato. Allora, faccio una domanda che mi è venuta in mente, chissà se perché. Allora, problema. Un problema cattivissimo. Si tratta del fatto che lancio una bomba nucleare e voglio che faccia il massimo danno penetrando il più possibile nel terreno. Ho il mio razzo che sta arrivando sulla Terra e voglio che penetri più profondamente possibile nel terreno. Secondo voi, che cosa devo fare? Voglio dire, posso modificare il mio razzo, la sua velocità, la sua forma. Cosa devo fare, secondo voi? Mi sono risposto. Questa, dici, la dobbiamo riportare e apriamo una discussione. Secondo te, professoressa Michelotti, per aumentare la profondità, che cosa devo fare? Guarda che ti sto ponendo un problema che si sono imposti dei militari che appunto volevano ottenere questo. Secondo te che cosa hanno fatto? Beh, te lo dico io. Hanno aumentato la velocità del razzo. È istintivo, è logico. Uno dice più energia, sprofonda di più. Secondo te hanno ottenuto qualcosa? Allora ti faccio l'altra domanda. Quando non si va più, spero, a cacciare sott'acqua con i fucili subacquei, come mai c'è quella fiocina così lunga? Ebbene, la soluzione a questo enigma basta leggere i principi. Newton ha capito che quello che bisogna fare in questa situazione
è trasmettere un'accelerazione alla materia dentro la quale devi penetrare. E questa accelerazione la trasmetti tanto meglio quanto più il tuo missile o la tua fiocina è lunga. Tutta la massa della fiocina partecipa allo spostamento dell'acqua. Se tu invece di una fiocina avessi una pistola, tanto per capirci, il proiettile farebbe puff e si fermerebbe subito, malgrado l'alta velocità iniziale. Pensa un po' te, principio di Newton. Niente, dicevo, allora ci hai dato comunque tantissimi spunti, davvero, che potremmo riprendere, e ti aspettiamo senz'altro per qualche lezione la mattina, così anche possiamo davvero... Di massima potrei avere dei problemi martedì, mercoledì, perché tengo dei corsi di matematica e di fisica. Non so, te l'ho detto che tengo dei corsi di fisica, sì. Lì all'Uni3. Va bene, così magari dal vivo è più semplice anche per i ragazzi intervenire ed essere... E vedere i loro sguardi, per me vedere i loro sguardi terrorizzati. Va bene. Allora, grazie moltissimo ancora al professor Lodi, grazie a tutti i ragazzi che ci hanno seguito, trovando... questo tempo in mezzo ai tanti impegni di studio, e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre dalla Chiesa Channel. Ciao, arrivederci.